Cari amiche e cari amici del web, buongiorno a tutti e cari concittadini. Vedete, questo è un video, non è come gli altri che faccio io ridendo, insomma, per fare qualche battutina, insomma, per far passare due minuti magari ridendoci sopra. Stavolta non ci si può ridere, anzi, ci sta a chiagnere. Vi spiego il perché. Non nessuno l'ha fatto, io devo dire la verità, essendo un cittadino libero di Bacoli, non essendo né un adepto di nessuno, di chi che sia, né affini, va bene, mi ponevo una domanda. Dico, ma cari cittadini, ma vi avete visto le coalizioni di questa tornata elettorale? Dico, l'avete vista bene? Cioè, nessuno di voi si è accorto, non mi dite che nessuno di voi si è accorto che praticamente ci sta... C'è la sinistra truccata da destra e la destra truccata da sinistra. E non mi dicite che non me ne siete accorti, perché mentireste a voi stessi, voglio dire. Ebbene, nessuno dice nulla rispetto a questo. Allora io mi ricordo, ai tempi di Giosi Gerardo della Ragione, sindaco, niente meno nasceva un politologo al giorno. Ogni mattina nasceva un politologo e diceva, ma chissà così, ma chi si sta facendo a culì? Grandi scienziati di alta politica e alta finanza internazionale. Ma nessuno parla, uno silenzio. Ma poi dico un'altra cosa che per esempio è strana. Dico, io non è che ho fatto il politico, insomma ho fatto l'iscritto nella sezione come tanti cittadini e guardavo, osservavo, facevo le mie analisi, i miei ragionamenti politici e non solo. E dico, mi ricordo che in campagna elettorale c'era sempre che sta fazione qua si azzuffava con quell'altra. Il silenzio, guardate. E questo è già, voglio dire, cari cittadini, riflettete, già questo, ma non vi sembra strano? Non vi sembra strano? Per non parlare poi, la cosa sconcertante, ai comizi. Vai a un comizio e ci sono le foto, perché poi ci tengono a fare le foto, perché poi chi le qualcosa hanno capito, dice però la rete, metti le fotografie, che se che là, e hanno messo anche le foto. E allora ti capita di vedere una foto, magari una delle tante, a dire che per esempio c'è sta chi che per 40 anni, politicamente, per 40 anni ha denunciato a Tizio, di questo, di quello, di tutto di più, per 40 anni, politicamente, va bene, acerrimo avversario, per 40 anni, improvvisamente, insieme al comizio, no caro mio, tu mo ci metta, ma non ho pa' spalla, tizio, e devi dire, cari concittadini, e a sto tizio qua, l'hanno denunciato per 40 anni, e mo siamo insieme, e quindi povero cittadino che lo caderisce, però lo devi dire, e te ne palla, lo dicere. Lo devi dire, va bene? Perché nessuno l'ha fatto, io voglio dire, perché non tengo niente a che fare con nessuno, non c'ho nulla a che vedere, una cosa è certa, vedere queste fotografie, vengo a pasti palc, persone che, Dio santo, dico, la scusa, volete sapere quale, ma nella politica non c'è più, ma chi dà rit che non c'è più la politica? Questa è una scusa banalissima per fare cosa? Per mascherare, come le maschere che tengo alle mie spalle, immaginate che apposta, sono le maschere che ho alle mie spalle, sì, di gente camuffata di qua, camuffata di là, ma belle e buone stanno, tutto cose insieme. E scudammoci l'ho passata, no cari miei, ma poi soprattutto non puoi parlare di nuovo se alle spalle tieni il vecchio, se vuoi fare il nuovo scommetti da solo, no che comunque vai a ripescare solo i morti non ci avete sul palco, quelli non hanno potuto fare niente là, sono morti, ma i vivi non l'hanno portato tutto quanto, questa è la verità, quindi caro cittadino di Bacoli, stai attento, guarda bene, stai attento, poi con le parole, vabbè, parole, voglio dire, se ti metti su Wikipedia, ti metti, fai un bello discorso, non ci vuoi assai, vabbè, è parola. Allora io che cosa vi dico, guardate, io sinceramente, io sono sconvolto da questa cosa, ma soprattutto perché nessuno parla, e che si disparano tutto quanto, dove stanno questi politologhi? E politologhe, ammappate ce n'erano. Com'è che siete spariti? Vabbè, comunque,
non voglio essere lungo, non mi voglio dilungare, questa cosa la dovevo dire, ho fatto video per dirla, poi fate quello che volete, però state attenti, state attenti. Io ho scelto, ma non è che ho scelto l'anno scorso, poi c'è stato un incidente di percorso e quest'anno voglio continuare, perché io credo nei giovani, ma chi senza la maschera però, quelli così, senza la maschera, senza la maschera. Perciò io credo ancora in Giosi Gerardo della Ragione, lo dico senza problemi, perché è un bravo ragazzo, insieme a tanti altri ragazzi stavano facendo cose buone. Ah, poi un'altra cosa, prima che mi scordi, che le abbiamo messo su assai, c'è qualcuno che dice, vabbè, ma poi Tizio, papà, mai fa un consigliere comunale? Guarda che consigliere comunale non si nasce, consigliere comunale si diventa, e sapete come si diventa? Partendo innanzitutto con la passione e non con l'interesse, perché se parti con l'interesse personale, allora diventa un'altra cosa, non certo consigliere comunale. Se parti con la passione, diventi consigliere comunale, è certo che ci diventi. Ogni giorno, ogni mattina, interessandoti al comune, capisci, studi e ci ragioni sopra anche tu. Non ci passa, non abitiamo a New York, Bacolo è un paesino, voglio dire, quando mi individuate veramente dove far rientrare la ricchezza reale di questa città, se può fare, ci vanno tutti questi scienziati come dite voi, va bene? Quindi, vabbè, detto questo, io voto ancora Giosi Gerardo della Ragione e tutto lo suo schieramento, giovane, senza maschere, così, vedete? E non questo qua con le maschere, senza maschere, ecco qua, va bene? Quindi, caro cittadino, ma veramente, te lo dico dal profondo del cuore, vire buone che... osservali, va bene? E poi ti fai i conti, vedi quella gente dove stava? Fino a qualche anno fa, dove stavano? Parlano del nuovo, c'erano loro a rovinare, Gesù, per tanti anni. Quindi noi col vecchio ha fallito e abbiamo chiuso, tutto da capo, punto e a capo. È tempo di dare ai giovani quelli senza maschera. Perciò io voto Giosi Gerardo della Ragione, va bene? Fallo pure tu, siedi a me, fallo pure tu, fai una cosa buona per te e per i tuoi figli e per la nostra amata città, va bene? Un saluto da Salvatore Pogliana. Ho detto.